Poor Things by Yorgos Lanthimos. I grandi temi della contemporaneità, ma anche i valori prettamente cinematografici, la messa in rilievo delle questioni forti e divisive che attraversano e affliggono il mondo di oggi, ma anche il riconoscimento delle qualità artistiche e delle modalità espressive della settima arte. Un verdetto equilibrato, come in rare altre occasioni, quello dell'ottantesima mostra di Venezia, con il Leone d'Oro assegnato al favorito della vigilia, Poor Things, del greco Yorgos Lanthimos, divertente e disturbante, racconto di formazione e percorso di emancipazione femminile, sostenuto da una profonda sapienza registica e da suggestivi riferimenti letterari. È un esperimento. Buonasera. Corpo e cervello non sono del tutto sincronizzati, ma sta progredendo a una velocità sorprendente. L'ambiente, con i ritmi e i cicli della natura aggrediti dall'intrusione di una modernità avida e insensibile, è al centro di Evil Does Not Exist del nipponico Ryusuke Hamaguchi, gran premio della giuria. Sotto i riflettori di Venezia 2023 anche il tema delle migrazioni e il dolore che portano con sé, con il premio speciale della giuria attribuito a Green Border di Agnieszka Holland, film di impegno civile e di denuncia politica collocato sulla frontiera polacco-bielorussa, e con il Leone d'Argento per la miglior regia conferito a Io Capitano di Matteo Garrone, sull'odissea in forma di fiaba nera di due giovani senegalesi che attraversano l'Africa per inseguire un sogno chiamato Europa, con uno dei due interpreti, Seydou Sarr, vincitore del premio Mastroianni per il miglior attore emergente. All'affresco grottesco del cileno Pablo Larraín, El Conde, in cui Pinochet viene rappresentato come un vampiro, il premio alla miglior sceneggiatura, Coppe Volpi a Peter Sarsgaard per Memory di Michel Franco e a Kylie Spaney per Priscilla di Sofia Coppola. Nella sostanziale delusione del cinema americano in concorso al Lido, due premi che sanno di parziale compensazione.